Ieri mattina, verso le 9:30-10, tra la Casa Rossa e l'albergo ex La Iguglia, abbiamo trovato delle polpette per terra. Una signora col cane non ha fatto tempo a impedire al cane di prendere questa polpetta, il cane l'ha mangiata. E lei si è spaventata perché non è la prima volta che qui alla Iguglia portano o polpette o cereali, qualcosa di avvelenato, e poi troviamo piccioni, gabbiani, tortore, morenti o morte. Ha preso una di queste polpette, l'ha portata dal veterinario. Il veterinario però ha detto che non avrebbe potuto dirle se il cane aveva mangiato una polpetta avvelenata, perché bisognava aspettare almeno 10 ore per l'effetto se era un veleno antitopi, bisognava aspettare almeno 10 ore. E poi un signore è andato per la spiaggia e per il paese ad avvisare le persone che avevano il cane di non portare attenti a quello che mangiavano. Mi ha chiamato mio marito stamattina sapendo che io porto il cane tutte le mattine sotto e mi ha detto: stai attento perché mi hanno detto in paese che ci sono bocconi avvelenati lungo la zona del molo. Questo ho sentito. Io generalmente mi piace portarlo sulla spiaggia. Poi mi sono fermata qui sul molo e ho guardato attorno e non neanche come siano questi bocconi avvelenati, presumo che siano salsicciotti, ma non lo so, perché ho visto bocconi in giro, non qua, eh. Se li vedo gli spacco la faccia. Cosa penso? Cosa penso? Gli do da mangiare.